7 auto sportive più costose ed esotiche nel mondo. Numero 7. Aston Martin Valkyrie. La Aston Martin Valkyrie è un'autovettura sportiva ad alimentazione ibrida realizzata dalla casa automobilistica inglese Aston Martin, in collaborazione con la scuderia di F1 Red Bull Racing e altre aziende specialiste. La produzione, prevista di 150 unità stradali più altre 25 in versione da pista, inizierà entro la fine del 2019. L'esterno della vettura è estremamente aerodinamico, i flussi d'aria vengono convogliati in due grossi condotti sul fondo della vettura e fatti defluire dalle fiancate e dal generoso estrattore posteriore, creando una forza che la schiaccia a terra per merito dell'effetto Venturi. Con un cruscotto minimalista, una volta che sei al volante, puoi goderti la guida pura. Con un valore di 3 milioni di dollari. Numero 6. Ferrari Pininfarina Sergio. La Ferrari Sergio, anche se il nome completo è Ferrari 458 Pininfarina Sergio, è dedicata allo storico presidente e designer, figlio del fondatore Battista Farina, che ha fatto grande la compagnia di famiglia. È un'auto con il motore da 4.5 litri V8 di casa Ferrari, il più potente aspirato mai prodotto a Maranello con 597 cavalli. Ciascuna delle unità artigianali ha una struttura interamente in fibra di carbonio ed è un'auto di lusso a cielo aperto con due posti. Il prezzo è di 3.2 milioni di dollari, ma con solo 5 al mondo, la prossima vendita di questo veicolo potrebbe essere ancora più alta. Numero 5. Lican Hypersport. La Lican Hypersport è un'automobile fuori serie prodotta con marchio di un'azienda libanese, la W Motors. È stata presentata per la prima volta al pubblico durante il Qatar Motor Show del 2013, pubblicizzata come la prima supercar prodotta in un paese medio orientale. Le dichiarazioni d'intenti erano per una produzione limitata a 7 esemplari, venduti al prezzo di 3.4 milioni di dollari. Tra le giustificazioni di un prezzo così elevato vi era proprio quello del numero ridotto di pezzi prodotti, unito al fatto che il costruttore avrebbe messo a disposizione degli acquirenti vari optional, come pietre e metalli preziosi incastonati all'interno della fuoriserie. È incredibile. Numero 4. McLaren P1 LM. Non una macchina di serie, questa è più o meno una versione legale della McLaren P1 GTR. Convertito dalla società inglese Lanzante, che ha acquistato l'originale P1 costruito dalla McLaren, è stato realizzato tenendo conto di un gruppo selezionato di acquirenti. Finora sono state costruite solo 5 unità. Questa vettura ha molto in comune con la leggendaria auto da strada McLaren F1. Ad esempio, la placcatura in oro che circonda il vano motore con un V8 biturbo. La meraviglia di aerodinamica può essere vista sulla pista dove può produrre 1000 cavalli. E il suo prezzo ha raggiunto 3,6 milioni di dollari. Numero 3. Lamborghini Veneno Roadster. La Veneno Roadster porta l'efficienza aerodinamica di un prototipo da gara sulle strade di tutti i giorni. Il design di questa supersportiva è caratterizzato da una ricerca della perfezione aerodinamica, per garantire stabilità nelle curve e veloci e emozionanti performance come per un prototipo da corsa. Con un motore V12 ed una velocità massima di 355 km/h, questo concept Lamborghini rappresenta l'avanguardia, capace di farti provare la sensazione indescrivibile di farti volare sulla strada. Solo 9 di questi sono stati realizzati e ha un valore di 4.5 milioni di dollari. Numero 2. Koenigsegg CCX-R 3 Vita. La CCX-R 3 Vita rappresenta un picco di prestazioni e di prezzo nel mercato delle auto sportive. Con un motore V8 da 4.7 litri che offre una velocità massima di 254 miglia orarie, questa vettura sarà desiderata da chiunque la guidi, o chi lo vede. Realizzata in fibra di carbonio Kevlar e anidodape in alluminio. L'auto di produzione legale più costosa al mondo, è ricoperta di veri diamanti.
Le fibre di carbonio sono infatti rivestite con una resina impregnata di polvere di diamante, chiamata la tessitura di diamante proprietaria Koenigsegg. Qualcosa che è davvero incredibile e che lo fa avere un valore di 4.8 milioni di dollari. Numero 1. Devel 610 V16 Hypercar. Il Devel 610 è stato presentato al Motor Show di Dubai, provocando scalpore. Il suo potere esorbitante è derivato da un motore V16 di origine sconosciuta, con 7.2 litri di cilindrata e sovralimentato da 4 turbocompressori. L'azienda sottolinea che si tratta di una macchina sviluppata al 100% negli Emirati Arabi Uniti. Il design sembra un incrocio tra una Lamborghini Veneno e un aereo da combattimento, con spoiler, diffusori e prese d'aria che sfidano la logica, così come le loro prestazioni. Secondo il produttore, accelera da 0 a 100 km orari in 1.8 secondi, una cifra che supera di gran lunga quella di qualsiasi auto di produzione. È incredibile e si parla di un valore non ufficiale di 5.5 milioni.